Dal Quirinale, il primo presidente della Repubblica Italiana esce diretto allo Stato della Città del Vaticano per compiere la prima visita ufficiale al capo della cristianità. Rendono gli onori lungo il percorso le truppe del presidio e i carabinieri. Da alcuni giorni la Sacra Congregazione ha depositato alla nostra ambasciata presso la Santa Sede il protocollo che sarà seguito nella visita. Piazza San Pietro è stata tenuta sgombra. All'estremità del colonnato, presso la linea di confine, sono esposte le bandiere pontificia e italiana. Presenta le armi al capo dello Stato italiano una compagnia della Guardia Palatina e una della Guardia Pontificia. Svizzeri, gendarmi e guardie palatine sono schierati lungo tutto il percorso fino al cortile di San Damaso. Squilli di tromba dal cortile Borgia hanno annunziato ai dignitari che attendono nel cortile di San Damaso l'arrivo del corteo presidenziale. Ne fanno parte, oltre il ministro degli esteri Sforza, 15 persone di seguito. Dopo la presentazione dei dignitari, Einaudi passa in rassegna alla Guardia Palatina, poi entra nel Palazzo Apostolico. L'incontro avviene alle ore 11 nella sala del tronetto, dove il pontefice suole ricevere sovrani e capi di Stato. Poi il pontefice riceve il conte Sforza e in seguito. La cerimonia si chiude con una visita alla Basilica di San Pietro. Subito dopo, il cardinale Tedeschini restituirà la visita al Quirinale. Oggi Roma sente di riunire in sé, sul percorso stesso delle sue vie, la capitale d'Italia e quella della cristianità.